Presidente Pacifico, lo sciopero del 15 novembre è stato proclamato a seguito della mancata risposta del governo in merito all'abuso dei contratti a termine nella scuola. Quali sono le vostre aspettative concrete dopo questa mobilitazione? Cosa vi aspettate dal governo? Ci aspettiamo che il governo capisca che è necessario stanziare in legge del bilancio delle risorse, innanzitutto per andare a recuperare e andare finalmente a realizzare quella parità di trattamento tra personale precario e di ruolo, parità di trattamento economica e giuridica. Per fare questo e per farlo nel contratto abbiamo bisogno di risorse, perché dobbiamo andare ovviamente a andare a contabilizzare tutte quelle risorse che permettono di avere quelle progressioni di carriera a scatti di anzianità che ha il personale precario, e poi per garantire anche tutti quei temi e diritti in tema di ferie, permessi, assenze e salari accessori anche per i supplenti brevi e saltuari, o ancora la carta docente per tutti i supplenti anche al 30 giugno e anche per il personale ATA. Quindi servono delle risorse che possano finalmente andare anche a rispondere alla procedura di deferimento dell'Italia in Corte di Giustizia Europea. E poi certamente bisogna introdurre due elementi: che da una parte la prevenzione dell'abuso dei contratti a termine, cioè attraverso un doppio canale di reclutamento che permetta di assumere tutti gli idonei, anche gli idonei del 2023, e ancora un'indennità specifica di servizio, cioè chi ha 36 mesi non deve ricorrere in tribunale per avere fino a 24 mensilità di risarcimento, cosa che noi facciamo e che riusciamo a distribuire a tutti. Abbiamo dato più di 22 milioni di euro negli ultimi 21 mesi a quasi 10.000 precari, ma deve essere per legge, per contratto, quindi servono delle risorse. ANIEF chiede la stabilizzazione di tutto il personale precario con più di 36 mesi di servizio. Come pensate di conciliare questa richiesta con le normative vigenti e coi vincoli di bilancio? Sì, noi chiediamo la stabilizzazione di tutto il personale. Nel settore privato i precari con 36 mesi di servizio sono stabilizzati, nel pubblico impiego no, abbiamo più di 500.000 precari che hanno più di 36 mesi di servizio, ma qui il problema grosso è evidente, abbiamo tanti idonei, moltissimi idonei, migliaia del concorso del 2023 che non hanno una graduatoria di merito, che chiedono di essere assunti perché hanno superato un concorso e hanno la stessa dignità di chi ha vinto il posto. Poi abbiamo anche quelli del concorso del 2020 che non sono stati assunti, quindi certamente un doppio canale di reclutamento si può fare, ma si fa anche in varianza finanziaria, perché tenere un precario alla fine, se ricorre in tribunale, costa di più allo Stato che stabilizzarlo. Quindi ci vuole un doppio canale di reclutamento, il riconoscimento per gli idonei, il riconoscimento anche con i precari storici. Questo doppio canale in passato è servito ad assorbire in parte il precariato, negli ultimi anni invece, quando è stato sabotato, abbiamo avuto il 200% di supplenze. Quindi è una manovra, una richiesta compatibile con le esigenze di bilancio. La vostra proposta di doppio canale di reclutamento prevede la stabilizzazione da graduatorie di merito, GAE e GPS. Potete spiegare nel dettaglio come funzionerebbe questo sistema e quali garanzie offrirebbe in termini di merito e trasparenza? Il sistema del doppio canale offre garanzie a tutti, sicuramente rispetta il merito di chi vince i concorsi, di chi ha vinto un concorso superando le soglie previste dallo Stato, e quindi sono risorse umane veramente accertate per merito dallo Stato, che poi vengono lasciate invece a casa invece di essere assunte nei ruoli. Dall'altra parte però bisogna riconoscere anche il merito di chi lavora nelle scuole, quindi è evidente che questa esperienza non può essere negata, è certificata dalla realtà, quindi è compatibilissimo questo doppio canale. In primo stato si assumeva da GAE e GM. Oggi il problema è che l'EGM, le graduatorie di merito, non hanno gli idonei degli ultimi concorsi, dall'altra parte il problema è che non si assume più dalle graduatorie per le supplenze, che hanno di fatto sostituito le GAE nel andare a reclutare il personale contraendo i diritti che hanno con la discriminazione rispetto al personale precario. Chiedete l'assunzione in ruolo degli idonei di tutti i concorsi, incluso il PNRR 2023. Come rispondete alle richieste di chi sostiene che questo meccanismo potrebbe penalizzare chi si prepara per i futuri concorsi? Allora, qui non si parla di una guerra tra poveri, tra chi farà il secondo concorso PNR, chi farà il terzo, chi ha fatto il primo. Qua si parla di dignità, ma anche di ragionevolezza.
È veramente irragionevole selezionare del personale e poi lasciarlo fuori dalle graduatorie di merito. Infatti noi siamo per inserire tutti coloro che hanno superato un concorso devono avere il diritto, perché lo hanno maturato, essere assunti nei ruoli. È vero che si parla di un concorso per soli vincitori, ma in passato ANIEF negli ultimi 12 anni ha dimostrato anche nei tribunali e lo ha dimostrato anche in Parlamento, facendo cambiare idea al Parlamento, che un concorso non può essere solo per i vincitori del posto, ma deve riconoscere l'idoneità di tutti quanti.